Io mi chiamo Gilardi Luigi, siamo a Monte Flavio, quella è Monte Vellecchia, pertanto posso dire che quello era il monte dove si conservava la neve che portavano a Roma. Lì sopra a Monte Vellecchia ci sono tre pozzi, di cui durante l'invernata ci conservavano, ci ammucchiavano la neve, ci conservavano la neve che dopo l'estate la portavano a Roma, coi muli, coi bigonzi e la portavano a Roma, attraverso Stazzano andavano giù e ci sta una strada che tuttora si chiama ancora la strada della neve che va a sboccare sulla Salaria. E allora per quei tempi era una specie di commercio con Monte Flavio, la neve. Lungo la strada per andare su a Pellecchia, adesso è diventato un rudere, ci stava una chiesetta e dicevano che ci si fermavano a pregare questi che andavano a prendere la neve e i carbonari. Allora si usava di fare il carbone e difatti si chiamava la Madonna dei Carbonari. Monte Flavio come paese è stato costruito dagli Orsini e il nome glielo diedero dal cardinale Flavio Orsini, allora lo chiamarono Monte Flavio. E i primi a insediarsi qui a Monte Flavio provenivano da Marcitelli, un paese provincia di Rieti. Questa chiesa è stata costruita dagli Orsini, San Martino era il patrono di Monte Flavio. Di quella costruzione rutere là, che se la vede, quella è una fontana, è stata costruita dagli Orsini e ci andavano a lavare i panni le donne, difatti lì c'è sta lo stemma degli Orsini, però ci sta, siccome là sopra c'è sta una sorgente dell'acqua, è l'unico posto che ci stava l'acqua e difatti da lì veniva l'acqua a Monte Flavio. E da ragazzi ci si andava a camminare, era alla fine giugno, trovavamo un mucchio di neve e la prendevamo, la mettevamo al sole e ci bevevamo. C'avevamo dei secchielli, logicamente, mettevamo al sole, si struggeva e diventava acqua e bevevamo.